cómo cobrarle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Che senso ha rimanere legata a lui? E poi è già uscito dal carcere, lo sai? E non è venuto a cercarti. Non sa neppure dove mi trovo. Oh, figlia mia, se lui avesse voluto, avrebbe fatto in modo di saperlo. L'arcivescovo ha detto a tua zia che nella peggiore delle ipotesi ci vorrà soltanto un anno per annullare il tuo matrimonio. Potresti anche risposarti. No, questo mai. Perché no? Non penserai che qua ne passerai il resto dei suoi giorni da solo? O vuoi pregarlo in ginocchio? Puoi forse strisciare i suoi piedi, come ha sempre fatto la tua povera sorella. Non ho detto niente, certo. E poi non mi ero accorta che tu tenevi il gioco alla signorina e che ogni tanto uscissi con lei. Anche tu tenevi il gioco alla signora Anna. Quella era un'altra cosa. E dove la portavi? A passeggio. Sì, a passeggio. Come no? Che intendi dire? Sei sicura che il giudice non sia tornato? In sala da pranzo non c'è. Io me ne vado. Perché l'hai fatto, Gioacchino? Cosa posso dirvi, signora? La signorina mi pregava di non raccontarvi niente. A me dispiaceva per voi. Sono stato spesso sul punto di dirvelo. Ed è andata a trovarlo soltanto una volta? No. C'è andata anche il giorno che è uscito dal carcere. Vedete, la signorina si è occupata di sistemargli la casa, di trovargli i mobili e tutto il necessario. Davvero? E l'avvocato Manera lo sa? Sì, signora. A volte ci andavamo insieme. Bene, Gioacchino, mi dispiace che te ne vada. No, non vi preoccupate, signora. Troverò un altro lavoro. Carmen ti ha dato il denaro che le ho lasciato? Sì, sì, molte grazie. Con permesso. Addio, Gioacchino, ti auguro ogni bene. Dove andrai a cercare lavoro? Si vedrà. E cosa dice il signor Juan? Si è già dimenticato della signora Beatrice? Cosa vuoi che ne sappia? Sì, che lo sai. Non vai molto spesso a trovare Angelica? Sono certa che lei te ne parla. Il signor Juan e la signora Beatrice non sono più sposati. Sì, lo so. Ma può darsi che lui continui a pensare a lei. Sono stato a trovare Roberto Castaldo. E perché? Voglio vedere se tramite Basilio può procurarmi l'indirizzo di Beatrice. È venuta Maria Grazia. Perché lo dite con quella faccia? Mi ha detto che Sofia l'ha mandata a chiamare. Hanno intenzione di combinare un fidanzamento tra Marianna e Andrea. Voi non siete d'accordo?
Beh, lo sarei anche perché, beh, nonostante tutto prova affetto per Andrea. Lo considero un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo? Dopo tutto quello che ha fatto. Ormai è acqua passata. Quella che mi preoccupa è Sofia. Riesci a immaginare mia figlia che vita farebbe con quella suocera? Marianna è d'accordo? Non lo so, Maria Grazia non gliel'ha ancora detto. E naturalmente mi ha assicurato che non le imporrebbe mai un matrimonio che non le fosse gradito. Perciò in fondo sono abbastanza fiducioso. Spero che mia figlia abbia sufficiente giudizio per non accettare. Non vi offendete e non prendetevela, ma devo dirvi qualcosa. Che cosa? Io provo affetto per Marianna. È molto bella, intelligente e caparbia. Lo so. Voglio che le parliate, ditele di non tornare più a casa mia. Perché? Che cosa ha fatto? No, non ha fatto nulla. Bene, e allora? Ma per favore, non girarci troppo intorno. Io non so che cosa si sia messa in testa nei miei riguardi, però mi sembra che si stia innamorando. Vuoi dire di te? Sì. Davvero lo credi? Ne sono sicuro. Certi atteggiamenti nelle donne non lasciano adito a dubbi. Voi sapete bene che non posso ricambiare quest'amore. Per via di Beatrice? Sì, certo. E anche se lei non esistesse, io non sono l'uomo giusto per Marianna. Per quanto riguarda Beatrice ti capisco perfettamente. Però per quanto riguarda tutto il resto, non ricominciamo con la stessa storia. È una buona posizione economica. Dimostrato che ti hanno messo in carcere ingiustamente. I documenti perché tu abbia un cognome sono pronti. Puoi firmarli quando vuoi. Io non vedo perché non ti senta degno di pretendere la mano di qualsiasi ragazza. Scusate, ma non mi sembra il caso di discutere di questo. L'unica donna che mi interessa è Beatrice. Vi prego, non dite a Marianna quello che vi ho detto. Non voglio che si senta ferita. Ma per il bene di vostra figlia, proibitele di tornare a casa mia. Ni la luna me acompaña. Esta oscura noche ni mis labios puedo ver. Andrea, come sono contento di vederti. Che cosa fai qui? E come ti sei ridotto, Alberto? Siediti, Andrea. Siediti. Mi è andata male. Portaci due birre. È l'unica cosa decente che si può bere in questo posto. Insomma, vuoi spiegarmi che cosa ti è successo? È stata una serie di colpi di sfortuna. Tu sapevi che il giudice Romero ha firmato un ordine di cattura nei miei confronti? Credevo che avesse abbandonato quest'idea. No, purtroppo no. Fortunatamente l'ho saputo in tempo da alcuni amici e mi sono sbrigato a cambiare aria. Così sono finito in questo posto. Tu sai come sono fatto io. Ho conosciuto degli imbroglioni. Siamo andati in un posto. Abbiamo bevuto. Mi sono messo a giocare. E poi, vuoi ridere, si sono rivelati più imbroglioni di me. Figurati, ho perso anche i vestiti che avevo indosso.
Non ti è rimasto niente? Non ho neanche i soldi per pagare queste due birre. E naturalmente neanche per la camera che ho affittato in questa topaia. Mi sono rivolto a dei conoscenti. Ma quando ti vedono in miseria, tutti ti voltano le spalle. Andrea, ho bisogno del tuo aiuto. Tu puoi ottenere che quell'ordine di cattura sia revocato. Tu puoi riuscirci. Sì, lo so, non dovevo fare quello che ho fatto. Riconosco che non sei tu il principale responsabile. No, no, Andrea, non fare l'errore di incolpare tua madre. Per lei non hai mai smesso di essere il suo unico adorato bambino. Non si è convinta che ora sei cresciuto. Sono successe molte cose, Alberto. Anna è morta. È morta? E di che cosa? Che cosa vuoi mangiare oggi? Vieni. Voglio parlare con te. Di che cosa? Quanto manca perché nasca tuo figlio? Più o meno 2 mesi. Voglio che il bambino abbia un padre. E perché? Tu gli farai da padrino, no? Sì. Ma tuo figlio dovrà avere un cognome. Cosa importa? Tu non ce l'hai e non per questo sei da meno degli altri. Anzi, sei il migliore. Ieri sera ho visto Castaldo. Insiste nel volerti sposare. Ma non voglio io. Ma sì, lo so. E sono d'accordo con te. Ma anche se non ha intenzione di sposarti, almeno permettigli di riconoscere il bambino. Io pensavo che adesso che sei rimasto solo, adesso che non hai più una moglie, potrei restare con te e... Perché non dai il tuo cognome a mio figlio? Quando il signor Nicola ti avrà dato il suo. Ne sarei felice. Ma è una decisione di cui devo discutere. Con chi? Con Beatrice. Ma scusa, se non è più tua moglie. E poi ti ha abbandonato. No, non mi ha abbandonato. E appena saprò dov'è, finalmente andrò a cercarla. E tornerà con me. Pensaci bene, Angelica. O tu sposi qualcuno, o accetti che Castaldo dia il suo cognome al bambino. A presto. Vorrei che lo conosceste, madre. Non mi interessa conoscerlo. Perché siete prevenuta nei suoi confronti? È stato dichiarato innocente, lo sapete? Non si tratta di questo. Quell'uomo ha avuto una vita avventurosa, turbolenta. Cosa vi aspettavate? Suo padre non l'ha mai riconosciuto e ha dovuto cavarsela da solo. Insomma, Marianna, ti prego. Prima ti piaceva Andrea, poi lo zio Marcello e adesso questo Juan. Non sai nemmeno tu quello che vuoi. Sì, adesso lo so. È lui l'uomo della mia vita. Non dirlo neanche. E poi lo sai, Juan non è libero. Il suo matrimonio è stato annullato. Ma quello religioso no. E poi non ha neppure un cognome. Mio padre gli darà il suo. Oh, avete qualcosa contro il cognome Manera? Avrebbe potuto essere il vostro, no? E anche il mio. Hai dimenticato che ha abbandonato la povera Beatrice? È questo il genere di marito che vuoi? Non sappiamo quello che può essere accaduto tra loro. Io proprio non capisco che cosa ti succede. Ma è mai possibile che ti sia incapricciata di un uomo simile? Il mio non è un capriccio, è amore. E penso che voi sappiate bene di cosa si tratta. Vi siete data a un uomo che non aveva nulla, né posizione, né un nome importante. Tuo padre non è mai stato un bandito. Neppure Juan lo è. Che cosa vorreste? Che anch'io mi sposassi senza amare mio marito come avete fatto voi? Questo mai, madre.
Guercio. Che succede? Salve, Juan. Come stai? Non c'è male, e tu? Stai bene nella nuova casa? Andrebbe tutto meglio se tu non fossi qui. Ma non sto tanto male. Tutti i giorni Serafino mi porta da mangiare. I ragazzi vengono sempre. Non ti preoccupare. Fra qualche giorno ci sarà il processo. Sì, lo so. Il signor Nicola mi ha ripetuto tante volte quello che devo dire, che l'ho quasi imparato a memoria. Andrà tutto bene. Ascoltami. Nel caso che le cose non vadano come speriamo, cercheremo di ottenere che venga fissata una cauzione. Sì, va bene. E tu invece? Cosa? Non andrai a cercare la signora Beatrice? Ho chiesto a Roberto Castaldo di sapere il suo indirizzo tramite Basilio. Perché non lo domandi ai parenti di Mercedes? Vivono nella tenuta. Sì, hai ragione. Sì, mi sarebbe piaciuto accettare il tuo invito a colazione, Andrea. Ma sinceramente, quella visita dal dottore mi ha stancata. Oltretutto non è affatto vero quello che dice. Io non sono ammalata. Sì, va bene, madre, però non vi arrabbiate. Questa è una delle cose che il dottore vi ha proibito. Ma come vuoi che non mi arrabbi, Beatrice, con tutte le assurde malattie che mi ha trovato? Questi dottori se le inventano per guadagnare di più. Resti a colazione con noi? Sì, grazie. Vado a vedere cosa ci ha preparato Mercedes. Ad ogni modo dovete riguardarvi, zia, e dare ascolto ai consigli del dottore. Come se fosse così facile, con tutte le raccomandazioni che mi ha fatto. Appunto per questo pensavo, cosa ne direste se voi e Beatrice veniste a passare qualche giorno a San Paolo? C'è un altro clima, siamo sul livello del mare. Sarebbe la cura migliore per la vostra salute. No, no, Andrea, non è possibile. Con quel bandito che è appena uscito dal carcere. Se Beatrice presenta all'arcivescovo la sua richiesta di annullamento di matrimonio e arriva a San Paolo come mia fidanzata, Juan non avrà niente da dire. E poi tutto quello che ha fatto dimostra che non ha più nessun interesse per lei. Può anche darsi. Soltanto che è molto presto per parlare di fidanzamento. Non perché io non lo desideri, Andrea, però la morte della povera Anna è ancora troppo recente. E va bene. Allora non parleremo di fidanzamento. Ma anche così non dovete temere Juan, perché dal momento che Beatrice arriverà a casa mia, sarà sotto la mia protezione. Tu credi davvero che lei vorrà tornare a San Paolo? E poi mi ha detto che non ha più nessuna intenzione di risposarsi. È logico che adesso dica questo. Però restandole accanto, vedendola sempre, tutti i giorni, parlando con lei, io posso aiutarla a superare le incertezze e ad allontanare i timori. Sarebbe meraviglioso, Andrea. E poi, sai, non immagini quanto mi manchi San Paolo. Credetemi, non possiamo permetterlo. Calmatevi, non vi preoccupate. Come faccio a non preoccuparmi se mia figlia dice di essere innamorata di... Di chi? Se anche Juan fosse innamorato di lei, io sarei il primo a rallegrarmene. Come potete dire questo? Ebbene, lo dico e lo sostengo. Juan è un uomo nobile, generoso, un gentiluomo. E Marianna non potrebbe trovare un marito migliore. L'affetto per lui vi acceca. Avete dimenticato che ha abbandonato Beatrice? La storia di Beatrice è diversa. Ha voluto allontanarla per evitarle il dispiacere di questi mesi di carcere. Però non ha mai rinunciato a lei. Continua ad amarla. Quindi non dovete preoccuparvi per Marianna. Allora diteglielo per piacere. Dobbiamo toglierle quest'idea dalla testa. E va bene. Però, vi prego, non dovete pensare male di Juan. La sua unica disgrazia è stata quella di essere un figlio illegittimo. Beh, comunque sia, siamo ancora qui, no? Non ci hanno mandati via. E a che cosa ci serve? Voi non contate quasi più niente e la signora tratta me come una serva qualunque.
Adesso è andata a San Paolo e non mi ha neanche portata con sé. Il mio caso è diverso. Ma tu sei stata molto sciocca. Avresti dovuto comportarti come ti avevo detto con il padrone. Così non gli sarebbe venuto in mente di cercarsi un'altra donna. Anzi, ho l'impressione che l'abbia già trovata. Perché? Io non ho sentito parlare di nessuna donna. È andato nella capitale, no? E sono sicuro che è andato a trovare la signora Beatrice. Voi credete? Certo. O pensi forse che abbia dimenticato che quando il diavolo lo ha tradito con sua moglie? Vorrà prendersi la rivincita con la signora Beatrice? E perché no? Io al suo posto lo farei. Soltanto che con Beatrice deve rigare dritto. Lei non è come sua sorella. Per ottenere qualcosa da lei dovrà prima sposarla. Non credo che il signor Kwan starà a guardare. E che cosa può fare? A quanto ne so è appena uscito di prigione. E poi lei ormai non è più sua moglie. Ho appena visto Juan del Diablo. Qui? Sì, sta andando a casa di Florindo. So che Mercedes è con la signora Beatrice e ho pensato che forse poteva avervi mandato una lettera con il loro indirizzo. No, abbiamo saputo che è andata con la signora Beatrice e con la signora Caterina solo perché la sua amica Angelica ce l'ha mandato a dire. Sì, ma...